Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Adesso andiamo a riprendere di nuovo l'argomento su PyHole. Allora, come potete vedere dalla mia interfaccia web, io ho raggiunto la bellezza di 16.530, no, 16.530.454 annunci bloccati. Attualmente sto navigando con un blocco del 30,4%, qualche volta è arrivato anche al 40%. Se vedete il grafico, funziona benissimo, sta monitorando praticamente tutte le attività di rete. Potete vedere dalle 6 alle 15, poi in questo orario qui c'è stata la pentichella in casa. Anzi, questi no, no, in questo orario ho staccato internet perché sta lavorando all'impianto elettrico, e a seguire ha ripreso di nuovo l'attività di rete. In questa fase qui è quella lì notturna, dove io stacco tramite un cronometro tutta la rete, solo il, come si chiama, NAB, solo l'hub della team resta acceso per eventuali telefonate. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Andando su impostazioni, no, pardon, utensili, rete, vedete, sono riuscito a collegare tutti i miei dispositivi al PyHole. Questo vi faccio vedere in un prossimo video come si fa. Adesso andiamo praticamente a spiegarvi come salvare una copia di PyHole. Allora, in precedenza, in un video precedente, vi ho fatto vedere che andando in impostazioni e andando poi in teletrasporto era possibile fare il backup e ripristinarlo in un secondo momento tramite quest'altra parte del programma. Però purtroppo attualmente sembra che nella versione attuale, la 5, ci siano dei problemi quando si fa il ripristino. Infatti io ho dovuto formattare di nuovo tutto il mio dispositivo, rifare tutta la rete, inserire di nuovo tutti la lista degli annunci, e non vi dico che faticata, anche perché ho dovuto creare anche i gruppi e quant'altro. Vedete, faccio vedere, ho dovuto ricreare di nuovo i gruppi associati alle liste, quindi è stato un lavoro che mi ha tolto quasi 2 giorni. Per evitare tutto questo, perché comunque tenete in considerazione che la memoria SD è una memoria che nel tempo si rovina, non come l'hard disk, allora è necessario prendere dei provvedimenti a riguardo, e non basta fare una copia di backup di PyHole. Adesso vi faccio vedere con un trucco che è possibile fare la copia integra di Raspberry, in questo caso tutto il sistema operativo compreso il nostro PyHole. In questo caso, quando si romperà l'SD o avremo un problema, ci basterà solo prendere la copia immagine, ripristinare tutto sull'SD e far ripartire tutta la rete senza alcuna fatica. Adesso vi faccio vedere come si fa. Il programma che ci servirà è questo qui, si chiama Win32 Disk Immagine 1.0. Il link per scaricarlo in modo del tutto gratuito lo metterò in descrizione, così lo potete andare a scaricare anche voi. Qual è l'operazione da fare? Innanzitutto dobbiamo inserire la nostra chiavetta con l'SD di Raspberry. Vi comparirà questo avviso: c'è un problema con questa unità, analizza l'unità e corregge, ignoriamola. Allora andiamo a selezionare la nostra unità, che nel caso questo qui già è stato riconosciuto come F. Poi andiamo a dargli un nome. Allora, vado in unità qualsiasi, vado qui e scrivo PyHole, ok. A questo punto qui per Rush non c'è bisogno che fate niente, e leggi. Allora, finalmente ho finito di fare il lavoro. Come avete visto, qua in basso ci ha impiegato 33 minuti e 59 secondi. Lettura completata correttamente. Ok. Adesso, se io voglio fare l'inverso, quindi il file che ho creato, la copia che ho creato, la voglio
rimettere sopra l'SD, mi basta soltanto mettere di nuovo un SD vuota dentro il lettore, la seleziono, clicco sulla cartellina qui e vado a selezionare il file che è stato generato, in questo caso qui apri, e non devo fare altro che scrivi. A questo punto, infatti qua mettete qua, dice scrivi dei dati file nel dispositivo. Facendo scrivi, tutti i dati dell'immagine andranno sull'SD. Prendete l'SD e la rimettete nel vostro Raspberry. E per magia tutto ritorna come era prima. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi lascio a voi una buona giornata. Vi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Arrivederci.